Guardi, io dico due cose. La prima cosa è che la politica, a differenza di chi fa opinionismo e chi commenta le notizie, ha la responsabilità di dover decidere. Il politico, il sindaco deve decidere se ha 1.000 euro, questo 1.000 euro come li deve spendere. Il politico o il sindaco deve decidere se ha una casa, se questa casa la deve dare, ne ha una sola, non ne ha due, ne ha una sola, deve decidere se la casa la deve dare al clandestino o all'italiano. La Lega dice una cosa semplicissima: abbiamo poche risorse, siamo in una situazione di crisi economica gravissima, io il 1.000 euro preferisco darlo a chi è nato sul nostro territorio e non agli ultimi arrivati. Questo per rispondere a chi continua a fare del negazionismo dell'invasione. Guardate che la grave responsabilità del nostro governo e della sinistra europea ed italiana, alla luce di quello che sta accadendo in Europa e in Italia, è quello di aver sempre negato sistematicamente l'emergenza immigrazione, è quello di aver sempre negato che siamo di fronte ad una invasione che non sappiamo gestire. Questa è la grave responsabilità della sinistra. E le parole di Fiano, che dice faccio mea culpa, probabilmente le cose potevano essere gestite in maniera diversa, sono la cartina al tornasole delle colpe della sinistra. Detto questo, sulla vicenda... Detto questo, sulla vicenda dei coniugi a Catania, è evidente che nel momento in cui dovesse essere accertato, io faccio il garantista, anche se gli elementi oggi sembra reazione, gli elementi degli inquirenti nell'attribuire la responsabilità a questo ivoriano, che non è un profugo, usiamo i termini giusti, questo è un clandestino, perché sarà profugo solo nel momento in cui la domanda di status di rifugiato gli verrà riconosciuta, e ad oggi non è ancora così. Perché secondo noi, perché secondo Matteo Salvini, perché secondo la figlia dei due coniugi c'è una responsabilità politica da parte dello Stato e da parte del governo? Semplicemente perché questa gente qua, ivi compreso questo ivoriano, noi siamo andati a prenderlo sulle coste africane. La responsabilità politica del governo è quella di aver attirato e attratto e di aver utilizzato le navi della Marina Militare per andare sulle coste libiche a prendere non chi scappa dalla guerra, perché chi scappa dalla guerra ha il sacrosanto diritto di essere accolto ed aiutato. I numeri dicono, il combinato disposto dei numeri del Ministero dell'Interno e di Frontex dicono che chi sta sbarcando oggi sul nostro territorio non sono richiedenti asilo perché scappano da una guerra, ma sono migranti economici. Ma... e il nostro paese oggi non riesce a poter garantire accoglienza di colloquio a tutti. Perché ha fame, non è che... E questi sono i numeri, allora, Fiano, lo sai benissimo. Ma perché lì allora lo studio si sta scaldando? Sono immigrati clandestini, immigrati clandestini, sono rimpatriati.